siamo appena arrivati a Fira e adesso posiamo le cose in albergo e poi scendiamo subito all'avventura per scoprire questa fantastica isola. Appena siamo arrivati nell'aeroporto di Santorini, hanno selezionato 4 persone su 50 per effettuare i tamponi. Giustamente io e la mia ragazza siamo stati scelti, purtroppo, e entro 48 ore ci faranno sapere se siamo positivi o meno, spero di no soprattutto. Dopo aver effettuato il tampone possiamo liberamente girare per 48 ore, non capisco quale sia il senso, perché comunque se casomai siamo positivi al coronavirus possiamo infettare in 48 ore metà Grecia oppure tantissime persone, e fra 48 ore sapremo se effettivamente siamo positivi o meno. Nel frattempo ci chiudiamo questa bella casetta che abbiamo affittato, e questa è la stanza con 3 letti, ne siamo in 2, però va bene, siamo abbastanza pulito. Poi c'è questo bagno molto rurale, questo così, il water e la doccia ovviamente. 3 notti 190 euro, è molto carina, vi lascio il link in descrizione, e c'è anche una piccola piscina. Ci troviamo nella via principale di Fira ed è molto carino questo posto. Iniziamo la vacanza, a presto. Stiamo cercando un quad o uno scooter. Non posso guidare lo scooter perché con la patente B non si può accedere al motorino 50, 125 eccetera, solo il quad. E i prezzi sono molto alti per adesso, però cercheremo di trovare qualcosa di meglio, forse per muoverci non solo col pullman. Abbiamo appena fittato questo quad 200, 35 euro al giorno, e vi consiglio comunque di fittarlo online perché risparmierete. Però comunque 35 euro al giorno più 15 euro di assicurazione al giorno per essere più sicuri va abbastanza, va più che bene. Ok, adesso stiamo raggiungendo la spiaggia di Kamari. Kamari è la zona più economica dell'isola. C'è una spiaggia molto molto bella, vulcanica, perché Santorini è un'isola vulcanica e questa spiaggia è denominata la spiaggia nera. Quindi adesso raggiungiamo col mio bolide, il mio quad 200, tutta forza questa spiaggia. Non è vero, piano piano con calma raggiungiamo la spiaggia e faremo un bel tuffo, il primo tuffo qui a Santorini. C'è un parcheggio vicino alla spiaggia molto molto comodo ed è gratis, quindi vi consiglio di posizionare il vostro mezzo di trasporto lì. Vicino a questa spiaggia c'è un lungomare dove è possibile acquistare cose a pochissimo prezzo. Ci sono tantissimi ristoranti, bar, le persone sono gentili, veniteci. Questa spiaggia è molto molto bella, vi do un consiglio, portatevi delle scarpe adatte perché ci sono tantissime pietre, quindi è anche pericoloso perché si può scivolare facilmente a mare, però per il resto è davvero rilassante stare qui, l'acqua è molto molto pulita, limpida, e anche se la spiaggia comunque è nera, è pulita e ben organizzata. Adesso stiamo cercando un bel posto dove mangiare cibo tipico greco. Su questa via ce ne sono tantissimi, la scelta è davvero vasta e i prezzi sono abbastanza bassi. C'è anche cibo tipico greco, tipo fast food, che è ancora più economico. E noi cerchiamo una via di mezzo comunque per mangiare decentemente. Soli 7 euro abbiamo appena mangiato di fronte alla spiaggia di Kamari, la spiaggia nera. Con 7 euro abbiamo cenato, anche il pasto era abbastanza abbondante. Quindi vi lascio il link del nome in descrizione, così quando vedrete qua su questa spiaggia mangerete in questo posto davvero economico, ve lo consiglio assolutamente, buono, economico, saporito, tutti gli aggettivi. Bellissimo posto col panorama. Ci siamo vestiti, lavati e adesso andiamo nella zona notturna di Fira per bere un bel cocktail e mangiare un bel dolce tipico greco. Quindi non è finita qui, andiamo. Buongiorno! Stamattina raggiungiamo prima il centro di Fira, che ieri sera l'ho visto di notte ed è molto bello, però di giorno credo che il panorama sia ancora più bello, quindi faremo il giro in quella bellissima città. E dopo aver raggiunto Fira andiamo alla spiaggia di Perissa e alla spiaggia di Perivolos. Però voglio fare colazione, ho fame.
Adesso stiamo raggiungendo il porto di Fira. Per fare ciò dobbiamo scendere per 600 scalini fino al porto. Però una volta raggiunto il porto c'è la possibilità di prendere la funivia che ci porta fino sopra nuovamente, pagandolo ovviamente. Oltre alla funivia c'è anche la possibilità di prendere questi poveri muli. Costa di 6 euro e non ne vale la pena perché poveri animali ovviamente. Dal porto di Fira partono la maggior parte delle escursioni per le isole qui accanto, quindi se volete comunque fare un'escursione vi conviene acquistarla direttamente dal porto, perché comunque ho visto che in città sopra costano un po' di più. Questo è il porto, molto molto piccolo, però davvero bello, caratteristico. Questo per essere un porto è il più pulito che abbia mai visto, perché l'acqua è limpida, ci sono pochissime barche ovviamente. Una cabina su 10 all'anno cade? No. Potrebbe essere la nostra questa. Questo locale in cui abbiamo mangiato si chiama Obelix ed è il migliore censito di Fira. Vi lascio il link in descrizione. E adesso raggiungiamo la spiaggia di Perissa. Vamonos! Cosa particolare di questa spiaggia è che c'è moltissimo vento e ci sono tantissimi scogli, quindi vi consiglio di portarvi le scarpe adatte antiscivolo. Ci sono tantissimi scogli e sono liscissimi in acqua, però il mare è pulito, limpido, c'è la possibilità di accedere sulla spiaggia senza pagare, con una spiaggia libera, oppure tramite l'acquisto di un drink o qualcosa da mangiare c'è la possibilità di usufruire degli ombrelloni, dei lettini. Ora raggiungiamo la spiaggia di Perivolos. Perivolos in arrivo. Adesso siamo alla spiaggia di Perivolos, che è molto molto simile a quella di Perissa. Infatti il bagno non lo facciamo. Perivolos. Ah. Hai detto Perivolos. Siamo pronti per andare a Oia, come volete chiamarla, Ia, per vedere il tramonto. Camicia alla Santorini, bianca e azzurra, pantalone bianco, e si va a vedere il tramonto, ragazzi. Vamonos. We've been talking for an hour, we just can't find. Iniziate a intravedere qualcosa di Oia. Eh? Stiamo facendo la fila per farci la foto qui. Molto bene. C'è addirittura la fila, incredibile. Comunque, la fila era troppo lunga e abbiamo optato per quest'altro posto sul tetto. Abbiamo scavalcato e siamo venuti qui. Fatelo perché non fa niente, penso sia sicuro. A meno che non siete comunque troppo distratti per cadere giù, scavalcate, non vi fate problemi sui tetti perché tutti lo fanno, poi vedrete. E il panorama è mozzafiato davvero. Questo è uno dei panorami più belli di Santorini, assolutamente, veniteci, ne vale assolutamente la pena, e soprattutto veniteci al tramonto. Adesso raggiungiamo il castello antico per guardare il tramonto, è il posto migliore per osservarlo. It's always you.
Buongiorno ragazzi, ora siamo a Fira per fare colazione e tra poco raggiungeremo la Red Beach, che dicono sia la più bella di quest'isola. Forse riusciremo anche a raggiungere la White Beach, dicono che si raggiunge a nuoto oppure tramite una barchetta, non so, tra poco lo scopriremo. Siamo appena arrivati alla spiaggia rossa. Per arrivare alla spiaggia le strade sono tutte così ripide e io ho frenato per tutto il tragitto col quad. A un certo punto il quad sembrava che quasi non frenasse, quindi ho deciso di lasciarlo qui. Così, bello, la spiaggia rossa è lì. Abbiamo appena scoperto che dietro questa spiaggia c'è un parcheggio molto molto migliore, con una strada molto migliore rispetto a quell'altra, e il GPS qui ci ha portati, quindi se voi scegliete quella strada non fatela, perché c'è un'altra secondaria che vi porta molto più vicino alla spiaggia ed è molto più sicura, non è così ripida come quell'altra. Abbiamo scelto di metterci lontani dalla spiaggia rossa, poiché le persone sono una addosso all'altra, non c'è distanziamento sociale e per questo non ci sembra il caso. Abbiamo scelto di metterci in quest'altra spiaggetta un po' più lontana, però comunque il mare è sempre stupendo, sempre spiaggia rossa, per essere più sicuri. E c'è anche un posto all'ombra, fortunatamente. E adesso quindi facciamo il bagno. L'acqua è stupenda, il posto è davvero bello, suggestivo e ne vale la pena venirci. Adesso ci troviamo in una vigneria tipica greca. Abbiamo appena assaggiato due vini molto molto buoni e anche comprato un piatto con salumi eccetera. E il vino sta facendo effetto. Questa è la seconda volta che provo a fare il video. Prima ho parlato per tipo 20 minuti e non ho registrato nulla, quindi adesso ci sono riuscito finalmente. E niente, vi consiglio questo posto. Ci troviamo nella zona di Perissa. Ci sta molto freschi, ci sta molto bene. Il vino è buonissimo. Niente ragazzi, bene. Ragazzi, buongiorno, purtroppo questo è l'ultimo giorno. Oggi torneremo a Ia per fare il bagno e le ultime foto lì. E poi stasera alle 11 abbiamo l'aereo, purtroppo. Prima di andare a Ia, colazione con la baklava a Fira. You can leave me to the side, you're still raising me up, but when I look inside. Grazie a Google abbiamo appena trovato questa pasticceria aperta 24 ore su 24, i prezzi sono modici. La baklava è ripiena di noci, cannella, è molto molto dolce, quindi potrebbe non piacervi, però è da provare ovviamente. Siamo appena arrivati alla spiaggia di Amudi, a Dia, c'è molto vento, però l'acqua è pulita, già si vede. Ovviamente il percorso è un po' impervio, portatevi scarpette da ginnastica come al solito, perché per arrivare alla spiaggia c'è bisogno di fare questo percorso pieno di scogli e pietre. Da internet cercando pensavamo ci fosse una spiaggia, invece purtroppo ci sono solo scogli, però il paesaggio è davvero suggestivo, l'acqua è pulita, quindi comunque vale la pena venirci se siete a Ia. Adesso ci spostiamo in un'altra spiaggia sperando di trovare un po' di sabbia per fare un bagno più tranquillo, che sarà? Columbus. Questa è la spiaggia di Columbus, è davvero vicina a Ia e c'è anche la sabbia fortunatamente, però il mare è molto molto mosso. Di là c'erano gli scogli, però il mare era calmo. Qui invece c'è la sabbia, però il mare è mosso. Quindi bisogna accontentarsi, perché comunque sono posti fantastici. C'è anche un piccolo lido lì dove è possibile fittare un ombrellone con delle sedie a sdraio. Poi per il resto è tutta, diciamo, selvatica la spiaggia. Bagno! Adesso siamo arrivati nella zona dei Merovigli, che dicono sia la zona più costosa di Santorini, e il panorama è davvero stupendo perché è molto in alto. I just want me to find it, cause I'm not done. I
just want me to find it. Shanta, ok ragazzi, questa vacanza è finita. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, lasciare un mi piace, un commento e soprattutto condividere il video con tantissime persone se vi è piaciuto. È stata una bellissima vacanza, a presto.